Siamo con il presidente Pecorelli, quest'oggi una gara che sembrava facile, poi nel primo tempo il Monterotondo ha dimostrato comunque di essere una squadra che vuole salvarsi e poi il D'Avezzano ha legittimato la vittoria nel secondo tempo. Beh, assolutamente sì, come dicevo poc'anzi, non esistono squadre così facili da incontrare. Il Monterotondo è un'ottima formazione che ovviamente fa il suo campionato e ha necessità di recuperare i suoi punti per raggiungere i propri obiettivi e quindi se la gioca fino in fondo. Sul 2-1 è sempre, fino al 2-1 è stato in partita, poi ovviamente il 3-1 taglia le gambe perché probabilmente questa è la classica partita dove il nostro valore tecnico fa un po' la differenza, insomma. Vedo un pezzo di valore tecnico lì in fondo, quindi insomma, mi sembra abbastanza ovvio. Ecco, cosa si sente dire alla piazza che comunque sta sognando? Continuasse a sognare, noi restiamo con i piedi per terra, facciamo il nostro campionato. Chiedo e lo ripeto, lo dico da sempre, remiamo tutti dalla stessa parte, state vicino alla squadra, state vicino alla società e soprattutto venite allo stadio. Ecco, perché oggi forse ha visto poca risposta da parte della città, oppure no? No, ma io in generale non vedo risposta allo stadio da parte della città. Siamo comunque secondi in classifica, adesso non ho visto, se mi confermate Samba pareggio, Aquila pareggiato, eccetera, eccetera. Siamo secondi in classifica, 4 punti dalla prima, abbiamo uno scontro diretto da giocarci. Insomma, siamo lì, no? Possiamo dire indegnamente, lo dico sempre, perché sono tutte squadre molto più forti di noi, però noi siamo là. E quindi sinceramente mi aspetto, per chi vuole sognare, che venga a sognare qui, no, a casa sul divano. C'è poco altro da aggiungere, insomma, io sono cresciuto in curva, cioè per me io tifo la mia squadra e vado allo stadio, se no faccio il tifoso da poltrona e poi il tecnico da tastiera, sono due figure che io odio mortalmente. Ecco, alla prossima ci sarà appunto lo scontro diretto contro la San Benedettese che Avezzano si aspetta. Un Avezzano convinto dei propri mezzi, un Avezzano arrembante e pronto a fare l'impossibile per raggiungere l'unico risultato che a noi ci serve, vincere.